Ah, quindi posso anche tornare indietro? È incredibile. Mamma mia. Ed eccolo che va. Ma scusi, non potevi fargli fare la corsina con le zampine così come faceva nel primo? No, l'attacco di Sonic gli ha fatto fare. Mamma mia, ragazzi. Cioè, io non so se lo percepite, ma questo lag è veramente terribile ed è dato dal gioco, eh. È dato dal gioco, questo non è la mia console. Kung Fu Panda 1 non è andato mai una singola laggata. Infamous 1 non ha mai laggato mezza volta. Questo gioco è veramente fatto col culo. Certo. E basta un po'. Allora, prima di tutto mi occupo di te, che sei un pelo più pericoloso dell'altro. Ecco fatto. Che poi, scusami, è probabile che io abbia anche le mosse con il ki. Ma come diavolo le devo fare? Vieni. Senti, ho detto una culata e sei morto, cretino. Ah, così è svenuto il lupo. Vabbè. Andata bene. Va bene così, guarda. Non mi lamento. Qualcun altro? Questa cos'è? Boh. Abbiamo trovato un oggetto, ma non sappiamo neanche che cosa. Quindi, boh. Io continuo a rompere tutto quello che vedo. Peggio dei criminali. Sono peggio io dei criminali che sto spaccando tutto quello che vedo in città. Non so perché mi è venuto... Questa zona qui mi ha dato un flash per un attimo. Mi ha ricordato il primo Dragon Quest. Il primo Dragon Age. Non so perché. Mi ha ricordato per un attimo una zona della città del regno. Non so se... Allora, è passato anni da quando ci ho giocato, quindi non mi ricordo la zona, il nome preciso. Ma mi ricorda la zona dove incontriamo dentro la casa un uomo che si trasforma in un demone quando scopriamo dove abita. Non mi ricordo dov'è e come si chiama. Però probabilmente se qualcuno di voi è amante della serie avrà capito di che zona sto parlando. E dirà, non c'entra un cazzo, però... Andiamo. Sono qui, arrivo! Chi è che ha parlato e ha detto sono qui, arrivo? Non era la voce di Shifu? Vabbè, chi se ne frega, guarda. Andiamo avanti e basta, andiamo avanti. Penso che questo gioco sia tutto un trittico. Nel senso, dobbiamo procedere per queste zone. Quindi quella lì dei tre vari maestri che avevamo nel lab centrale. E all'interno c'hanno 3-4 zone ognuno. Quindi tipo avevamo il pezzo della cittadina. Poi adesso siamo qua in mezzo alle mura, ai campi di battaglia. Magari ce n'è un'altra, magari altre due, non lo so. E poi si torna al lab centrale e fai la missione dell'altro maestro. Quando le hai fatte tutte e tre, probabilmente si sblocca un'altra area. Si sblocca, che ne so, una nuova zona, un altro maestro. I tre maestri ti dicono adesso vieni con me, andiamo da quest'altra parte. Boh, non lo so. Ecco fatto. E addio al lupotto. Sì, battiti il petto quanto vuoi. Ecco fatto. Terribile proprio. Mamma mia. Io capisco che un bambino magari poteva anche dire ma sì, chi se ne frega. Però è veramente inconcepibile. È veramente inconcepibile quanto laghi. E per cosa poi?
per dei particellari, per la quantità di personaggi a schermo, boh. Cioè qua abbiamo tre personaggi e ha appena laggato. Prima avevamo quattro personaggi, ha laggato quando schiacciavamo ste lanterne, ma adesso qua ste lanterne non danno nessun problema. Decisamente. Oh, non fare tutto da solo. Continua a prendere il trofeo a caso. Per attraversare il baratro gli abitanti devono abbassare il ponte levatoio. Giusto. Andiamo a cercare aiuto. Ma scusami, non è appena scomparsa? Ah no, era più avanti. Boh, guarda. Non ho voglia di dire nulla. Aiuto! Dovete fare qualcosa! Mangiano le nostre provviste! Siamo qui proprio per sconfiggerli. Dove sono esattamente? L'ho già sentita la voce. Ma si sono barricati nelle nostre case! Allora è il momento di salvare il villaggio. Però erano due diverse, qua. Erano due voci diverse. Sto portando il tuono. E sto portando il tuono. Deve essere qualcosa di grosso da queste parti che posso infilare nei camini. Vediamo. Il mio piede. No, il mio piede. Ecco fatto, così smetti di muoverti. Madonna. Se lo butti giù, rido. Bravo. Oh, complimenti. Ma è una salsiccia. Ma ragazzi, ma io pensavo che era un petardo questo. Ma perché un... No, aspetta, forse è un petardo. È certo. Allora, ragazzi, è appena crashato il gioco. C'è pure fermata la musica. C'è solo il suono degli uccellini. Che meraviglia. Ok, per fortuna mi ha fatto ripartire da qua, dai. Che attacco era quello? Cioè, non l'ha mai fatto fino adesso? E tu mi fai un uppercut così in quel modo? Allora, sì, po, vai avanti. Chi se ne frega? Te... Io lo infili nel naso quello, fidati. Quella dovrebbe andare. E soprattutto dopo che l'abbiamo fatto esplodere, scendiamo da qua. Scendiamo da qua, che è meglio, prima che il gioco si blocchi un'altra volta. Allora, occupiamoci di lui prima, ovviamente. Ma guardalo, non l'ha mai fatto quell'attacco. Perché lo fai adesso? Non ha mai fatto questo uppercut fino ad ora. Fantastico. Boh, vabbè, guarda, po'. Non so veramente cosa dirti. Bravo. Ed ecco altra gentaglia. Sì, difenditi quanto vuoi che adesso te lo spacco con lo scudo. Mamma mia. Veramente terribile. Assaggia il pugno. Assaggia il pugno. Mamma mia. Mamma. Io vi chiedo scusa se voi aspettaste
un commento durante tutto questo, ma ho veramente poco e nulla da dire. E me ne dispiace. Me ne dispiace veramente di non dire nulla. E ho preso un gong. No, ti prego. Con la chitarrina. Best arma del gioco. Questo è leggermente verde. Esatto. Salta sopra l'onda d'urto. Dire semplicemente evita il colpo, no, eh. Oh, ma sta balalaika è incredibile. Cos'è stato sto rumore orribile? Se i lupi e i gorilla si fanno rivedere, potrebbero tornare. Niente paura. Siamo qui per occuparci di questi ragazzacci una volta per tutte. Usate questa, è l'arma micidiale. Ma io posso lasciarla. Aiuto a trovare l'azione al ponte levatoio. Ma qualcuno di voi mi sa dire qualcosa? Forse lui? No, eh? Cittadini, avrei bisogno di una mano, sappiatelo, ma perché nessuno di voi mi parla? Come vendetta vi spacco la città, quella che non vi hanno distrutto i rupi ve la distruggo io. Ma quindi? Qualcuno mi dà una mano o cosa? Boh. Non lo so, non mi sembra che nessuno mi darà una mano, quindi forse devo semplicemente tornare indietro. Ed è ritornato un gorillone, vero? Oh, aspetta, l'arma micidiale del gioco. Ma speriamo di trovare quest'arma anche a fine gioco, perché veramente è micidiale. E a parte che quel gorilla è sceso in T-pose. Oh, se st'arma è anche immortale, è indistruttibile. Basta, io continuo con st'arma per tutto il tempo. Oh, magari un po' di musica la calmerà. Meglio che io non canti, fidatevi. Oh, prova quello strumento. La musica è come il kung fu. Ah, ma davvero dovevo usare lo strumento? Prova la tua pace interiore e suona. Ok, maestro. Ci proverò. Ma io scherzavo. No, dai, ti prego, le sezioni musicali pure. Ah, per un attimo ho pensato di dover fare anche a tempo i tasti. Riprendi quello strumento. Attenzione! Cannonate! Ci sparano dal palazzo di Shantou! Beh, fuck! Oh, sembri un po' bloccato. Se ti serve un passaggio, sono qui. Venire prima, maestro Gruno, eh? Sì, certo! Funziona così il volo.